Adesso passo la parola a Monica Francia. Monica Francia è coreografa e con Selina Bastini ha fondato l'Associazione Cantieri, che è da sempre impegnata a promuovere e stimolare lo sviluppo e la pratica di una cultura originale della danza contemporanea e di ricerca, organizzando tra gli altri progetti Ammutinamenti, che è un festival di danza urbana e di ricerca. E in ambito educativo, l'Associazione Cantieri ha ideato un metodo, il metodo Corpo Giochi a scuola, e lavora sulla messa in rete di progetti di tipo espressivo educativo nelle scuole primarie e medie di Ravenna, all'interno del festival che citavo anche prima, un festival contenitore che si chiama Nutrimenti per la crescita. Monica, ti passo la parola. Allora, ci tengo a precisare che non sono una studiosa e non sono neanche un'insegnante, sono un'artista. A un certo punto del mio percorso di ricerca sul corpo come mezzo di comunicazione, diciamo sulla danza come strumento creativo, di incontro e di relazione, ho sentito la necessità di sperimentare un metodo da proporre ai bambini e ai ragazzi a scuola. Strutturato in incontri di laboratorio durante il tempo scolastico e non come eventi isolati a sé stanti, ma come momenti forti che possono stimolare e connettere la didattica delle singole discipline e creare uno scambio positivo fra ciò che si vive in palestra e quello di cui si fa esperienza in classe. Questo per dare la possibilità ai bambini e ai ragazzi, ma anche agli insegnanti coinvolti a scuola, che è il luogo dedicato alla formazione, di riportare al centro il senso profondo dell'esperienza corporea creativa, confrontandosi in questo modo in maniera autentica con la scoperta e la gestione delle proprie emozioni, vivendole anche insieme agli altri attraverso il corpo. Mi sono sempre stupita, anche quando ero molto piccola, che non fosse previsto a scuola un tempo specifico di allenamento alla convivenza pacifica, alla gestione dei conflitti, delle situazioni, al rispetto dei propri confini e di quello degli altri. Allenamento per me è mettersi in gioco con il corpo, con il proprio corpo. Il corpo è uno strumento sensibilissimo, è il mezzo di relazione con l'ambiente, cose, persone, situazioni, che ha grande possibilità di espressione e di ascolto, ma solo se continuamente allenato ad ascoltare, ad ascoltarsi. Il gruppo di bambini che si trovano smistati, aggregati insieme in una classe, immaginiamo il primo giorno di scuola elementare, dovranno vivere in questo gruppo per molte ore al giorno, per molti giorni e per diversi anni, se tutto va bene. È un tempo di vita importante e in questo contesto, secondo me, è il tempo più adatto per questo tipo di allenamento. Non tutti gli artisti sentono la necessità di mettersi in gioco con le proprie ricerche, lavorando con i bambini e i ragazzi a scuola. Nel mio personale percorso ho sempre sentito questa necessità che ho sperimentato prima con i giovani artisti. Da sempre, infatti, con l'Associazione Cantieri e Selina attiviamo delle azioni culturali che stimolano nei danzautori, giovani danzautori, la creatività e la ricerca originale di un proprio modo di comunicare con l'arte danza, ma soprattutto li accompagniamo nel loro cercare di diventare impresa radicata nel territorio, un'impresa creativa. Poi sono anche diventata madre e quindi mi sono resa conto che, proprio con l'esperienza fisica, che le proposte educative e il tipo di approcci degli adulti nei confronti dei piccoli è lontanissimo da quello che io ritengo rispettoso dell'essere umano, anche se compatto, molto ristretto. Per quello che posso vedere io come artista, cittadina e madre, i bambini sono accolti alla nascita da noi adulti con un piano di trasformazione e ammaestramento psicomotorio non utile al benessere, ma che serve ad abituarli a seguire, senza fare domande sulla reale utilità o meno, una lunghissima lista di condizionamenti che vanno ad agire direttamente sul corpo. Dal mio punto di vista, i bambini invece dovrebbero essere accolti alla nascita come personal trainer, grandi allenatori infaticabili, a cui tutti gli adulti dovrebbero rivolgersi per continuare la propria personale evoluzione. Partendo
partirei da queste riflessioni per stimolare l'ideazione appunto di progetti per Ravenna 2019. Intanto, Ravenna Capitale della Cultura 2019 può essere un ponte, il ponte che ci permette ad arrivare ad una diversa relazione di noi adulti con i più piccoli, dove le guide diventano i bambini che possono creare, ragazzi, che possono creare ed animare le azioni e saranno gli ambasciatori digitali della Ravenna Capitale nel mondo. Ogni scuola potrebbe adottare didatticamente, alcuni esempi, proprio idee arrivate all'ultimo minuto, l'opera di un artista contemporaneo ravennate vivente, in modo tale da creare una relazione umana e affettiva che rimane nel tempo e che porti i bambini e i ragazzi ad avere un ruolo attivo anche nella tutela della stessa opera d'arte. L'incontro tra gli artisti contemporanei della città e il mondo della scuola avviene a Ravenna anche grazie a esperienze come Corpo Giochi a Scuola e l'anno scuola di cui Marco prima parlava. Questo potrebbe essere il contesto in cui andare a potenziare e strutturare le proposte degli artisti. I loro processi creativi e le loro visioni del mondo sono indispensabili al benessere dei singoli e dell'intera società, perché stimolano le persone a prendere coscienza delle proprie potenzialità in relazione al movimento, all'azione, alla voce, al suono. Gli esiti finali di questi incontri, realizzati durante l'anno scolastico, devono diventare una sintesi pubblica del percorso formativo svolto condivisa con altri ragazzi e altre scuole, non un saggio, ma un'esperienza performativa nutriente che dà l'opportunità ai bambini e ai ragazzi, grazie al lavoro artistico e fisico che hanno affrontato, di mettersi in gioco in prima persona, vivere con la massima intensità le forti emozioni che si provano portando alla scoperta la propria fisicità, la propria voce, il proprio corpo che si muove e che deve relazionarsi con quello degli altri e con il pubblico, ma non per diventare attori, danzatori o musicisti, ma per diventare cittadini. Sono emozioni che poi i bambini e i ragazzi sanno riconoscere, gestire e quindi le riportano a scuola e riportano a scuola un feedback di questo. Questo comporta però una messa in gioco sia degli artisti che della scuola, chiamata anch'essa ad aprirsi, a sfruttare al massimo la potenzialità formativa dei linguaggi artistici contemporanei. L'arte andrebbe proposta e utilizzata come esperienza sociale di vita reale in una scuola olistica ed ecologica che ci porterebbe in linea con le traiettorie europee, educative europee.